Buongiorno, oggi siamo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per parlare di emergenze e di criticità, quei momenti, quelle evenienze che possono capitare in caso di incidente o di malore in cui chiaramente andiamo in panico. La difficoltà di prestare soccorso quando magari semplici manovre, se si conoscono, possono salvare la vita, fa una differenza fondamentale. Fare quelle piccole operazioni che non sono pericolose, che non portano danno a chi ha avuto un incidente e che possono però invece rendere i soccorsi molto molto più semplici e che non si arrivi poi a doversi trovare in condizioni estremamente gravi. La vittima che io ho soccorso in un ambiente che è sicuro purtroppo non dimostra più questi segni di vita e perché non mi risponde se la chiamo o se la scuoto, non sembra respirare normalmente, cioè non ha dell'attività respiratoria che mi sembra regolare, ma si muove in maniera irregolare, ha degli scatti o delle contrazioni che comunque non corrispondono ai degli atti respiratori che mi sembrano normali e che si esauriscono di solito in pochi secondi. Beh, qui ci troviamo in una situazione ben più grave e che richiede assolutamente il nostro intervento, perché il tempo che sarà necessario ai soccorsi avanzati, al 112 e al 118 per arrivare, sarà comunque troppo lungo per garantire la massima probabilità di sopravvivenza per questa vittima. E qui veramente devo mettermi a fare qualcosa, devo mettere le mie mani in gioco e adesso vedremo quali sono le manovre che dobbiamo fare. E se l'ambiente è sicuro, io mi avvicino alla vittima, mi posso inginocchiare perché l'ambiente è sicuro, voglio verificare se ci sono ancora quei famosi segni di vita, cioè se la vittima è ancora viva o ha già iniziato a morire. Come faccio? Mi avvicino, la chiamo e la scuoto. Signore, signore, signore! Se non mi risponde c'è qualcosa di serio che non va, voglio avere la certezza che i segni di vita siano ancora presenti o meno. Metto una mano sulla fronte, due dita sotto il mento, estendo il capo e sollevo il mento, cioè di fatto tiro indietro la testa in modo da liberare le vie aeree da una posizione in cui invece si occluderebbero naturalmente e mi metto a guardare per 10 secondi. Se ci sono dei movimenti normali o abbastanza normali del torace o movimenti degli arti e se sento rumori respiratori o aria che esce dalle vie aeree della vittima. Lo faccio per circa 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se non vedo movimenti, se non sento aria, se non vedo rumori o comunque se ho il dubbio che questa persona stia ancora respirando normalmente, per me questa persona è in arresto cardiaco e allora allerto chi mi può dare una mano. Si fermi, scusi, questa persona è in arresto cardiaco, chiami il 118, gli dica dove siamo, o il 112, e so che in portineria c'è un defibrillatore automatico, lo prende e lo può portare il prima Ok, possibile. allora Io inizio un chiamo, massaggio cardiaco, uno, sì. uno, due. Metto le mie mani al centro Pronto, del sì, torace, siamo al largo Gemelli 8 nella e metà c'è inferiore dello un sterno. signore, credo in arresto cardiaco, ha iniziato il massaggio cardiaco adesso. Metto le mie mani in questa maniera Ok. in modo che da toccare lo sterno con questa parte della mia mano, alzo le dita, incrocio quelle dell'altra mano, blocco le mie braccia come se fossero due bastoni, mi metto con le spalle e col mio tronco sopra il torace della vittima e comincio a comprimere velocemente e profondamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Date 30 compressioni e tento di dare due ventilazioni. Mi rimetto nella posizione iniziale, allargo leggermente la bocca della vittima, la circondo con la mia bocca. Erogo due ventilazioni in modo tale da far sollevare il torace e ricomincio le 30 compressioni. Allora Andrea, ho trovato il Ottimo, lo defibrillatore. sai usare? Sì, Allora, dovrei aprilo ricordarmi. e accendilo, che tanto è una macchina che parla e che dà tutte le istruzioni necessarie. Io continuo con la Allora, lo rianimazione cardiopolmonare accendo. senza interrompermi, perché se Ho la chiamato anche i interrompo soccorsi, si eh. riducono le Applicare possibilità gli di elettrodi sul sopravvivenza. torace. Ottimo. Allora, apri con gli elettrodi, Allora, tanto per inserire il compressore sugli massaggiare. elettrodi Una vicino sotto alla la schiena clavicola destra, tangente. bravissimo. E una sotto l'ascella sinistra, facciamolo senza interrompere le compressioni. Benissimo, grazie. Applicare gli elettrodi, inserire il Inserisco il connettore. connettore. Inserisci il connettore e sentiamo che dice, continuo le compressioni. Analisi del ritmo cardiaco in Ok, corso. sta analizzando, meglio non Non toccare. toccare Ora il non lo tocco paziente. perché così fa l'analisi.
Vuoi il cambio? Quando Scarica ricominciamo, sì che sono consigliato. stanco. È consigliato lo Scarica in shock. corso. State lontani, non toccate la Allontanarsi vittima. dal Allora particolare. schiacci te, inizio Sì, io. non toccate la vittima. Effettuare la scarica adesso. Crea Attenzione che ripulsante a shock. raggiungere. 1, 2, 3, Scarica via. Ricomincia, effettuata. grazie. Io ti metto a 1, fare 2, l'iniziazione. 3, 4, Iniziare 5, la 6, rianimazione 7, cardiopulmonare. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Vai. 1, Luca, se sei 2, stanco ci diamo 3, il cambio, 4, appena 5, senti la 6, fatica. 7, 8, 9, Anche 10. prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. E si prosegue così, alternando 30 compressioni e 2 ventilazioni fino a quando la macchina non farà un'altra analisi e consiglierà o meno un altro shock, oppure arriveranno i soccorsi e noi potremo affidare la vittima a chi è più bravo e più esperto di noi. Ma queste manovre, quelle che abbiamo fatto appena adesso, Luca ed io, nonostante noi siamo vestiti di verde, le può fare chiunque, anche vestito in qualsiasi altro modo, anche con qualsiasi altro ruolo, che sia genitore, allenatore, insegnante, passante, testimone di un arresto cardiaco. Poche manovre che però possono realmente salvare la vita a una vittima in arresto cardiaco. Per quello che riguarda il bambino, ora stiamo parlando di un bambino sopra l'anno di età, okay? Quindi un bambino fra gli 1 e gli 8 anni. Valgono le stesse regole, le stesse cose che ha detto Andrea, e fra l'altro il punto cruciale è che per fortuna, come abbiamo detto, è un evento raro, quindi è meno frequente che nell'adulto, e quindi se uno in un certo senso si ricorda le cose dell'adulto, e non si ricorda le cose specifiche del bambino, diciamolo subito, è meglio che facciamo quelle dell'adulto che non fare niente. Quindi questa come primo input. Le specificità, quindi le cose caratteristiche, ora le andremo a definire e ve le faccio vedere, quindi ci sono qualche piccola differenza. Sicurezza, partiamo, la sicurezza rimane lo stesso, ci serve anche per ripetere un po' quella che è la sequenza dell'adulto. Se l'ambiente è sicuro, mi avvicino al bambino, lo chiamo bambino, bambino, lo stimolo da un punto di vista doloroso, vedo se c'è una reazione. Se non c'è reazione e lui non dà modo di avere uno stato di coscienza, insomma, sono in uno stato di emergenza. Andrea, per favore, mi chiami il 118 o il 112? E vai a vedere se c'è magari un defibrillatore o dei Certo, mezzi per vado subito, vado ventilare. subito. A questo Pronto? punto io di 112? nuovo Sì, faccio la manovra di immaginavo. estensione, quindi estendo. Devo stare attento a non iperestendere. Ecco, questa è la prima differenza con l'adulto. Non iperestendere perché la finestra di apertura è più piccola nel bambino. E anteriorizzo la mandibola. Mi avvicino e faccio i 10 secondi. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se non respira o soltanto degli atti di sussulto, vuol dire che lui è insufficiente, cioè non sta respirando. Questa è la seconda grossa differenza, perché io a questo punto faccio 5 insufflazioni. Perché l'arresto cardiaco nel bambino, nell'80% degli arresti cardiaci, è un arresto cardiaco che è dovuto a un problema che arriva poco ossigeno alle coronarie. Non è un problema del cuore come nell'adulto, ma è un problema che arriva poco ossigeno, poca benzina arriva a questo motore. Allora io, prima di cercare di far ripartire il motore, vado dal benzinaio a fare benzina, che vuol dire gli insufflo aria nei polmoni per 5 volte. Quindi gli tappo il naso con la mano che estendo. 1, 2, 3, 4, 5. Io in questo modo ho messo in condizioni questo motore di ripartire. È arrivata la benzina al cuore, è arrivato l'ossigeno alle coronarie e verifico se dopo queste 5 insufflazioni lui può essere pure che ha ripreso la sua attività, questa è la differenza. Il cuore nella maggior parte dei casi è sano, per cui solo le 5 insufflazioni potrebbero aver fatto ripartire il cuore. Quindi
rivaluto se c'ha segni vitali, gli ho soffiato aria nella gola per 5 volte, quindi se c'è stata una reazione, un colpo di tosse, un qualcosa, se c'è qualche movimento, altrimenti se questo non è avvenuto, inizio a fare le compressioni. Ok? Quindi è come se sto motore non è partito, do una spinta a sto motore. E come faccio? Sempre la stessa, la posizione è la stessa, terzo inferiore dello sterno. Nel bambino a volte un po' cicciottelli può essere difficile, quindi scorro sul margine costale, fino ad arrivare alla punta dello sterno e metto l'eminenza tenar, questa, l'eminenza tenar sul terzo inferiore. Posso fare sia con una mano oppure con due mani, che mi aiuta ancora di più. Ricordate che non deve essere la mano sul torace che comprime, ma è solo l'eminenza tenar, quindi la seconda mano mi può aiutare. Mi metto vicino più possibile al paziente, sempre perpendicolare, e comprimo. Il torace del bambino è molto più elastico di quello dell'adulto, e quindi qua la difficoltà sta che oltre alla compressione devo far rilasciare il torace. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. E 2 insufflazioni. 1, 2. Quindi stessa sequenza, stessa velocità che nell'adulto. E vado avanti per un minuto, quindi farò 3 cicli 32. A questo punto, se mi è arrivato il defibrillatore, se no vado avanti, se mi è arrivato il defibrillatore, mentre continuo a massaggiare lo connetterò, lo farò, eccetera eccetera. Ricordiamoci che nell'80% dei casi il defibrillatore automatico mi dirà defibrillazione non necessaria, quindi non ci sarà la necessità di defibrillare come abbiamo visto prima nell'adulto, ma continuerò soltanto a ventilare e massaggiare. Una cosa ultima da sottolineare è che se faccio bene queste manovre, quindi se uso soltanto le mie mani, ho la possibilità, e le uso in tempi rapidi, quindi nei primi minuti, ho la possibilità di portare la sopravvivenza nell'arresto cardiaco, che attualmente è intorno al 5-10%, nel bambino anche a oltre il 50%, fino al 70-80%. Quindi questa, l'eminenza tenar, è il farmaco più potente che abbiamo in medicina nel 2017 ed è gratis, bisogna soltanto imparare a utilizzarlo.